E a questo punto lasciamo la parola ai politici, ai sindaci e al rappresentante dell'ANCI. Magari il sindaco di Busano, che è un campione dell'acqua pubblica, lo conosciamo da molti anni e insieme a lui abbiamo fatto anche delle belle cose. Sindaco Chiono vuole prendere la parola? Grazie. Buonasera a tutti, con qualcuno ho già avuto modo subito all'inizio quando mi sono collegato di salutare. Saluto l'avvocato professor Cavallo Perin, che lo conoscevo di fama e non di persona. Oggi stasera ho il piacere di poterlo conoscere anche se a distanza. Con gli altri, Mariangelo Zuleng, oramai sicuramente, con gli altri ragazzi che sono in regia, idem. Saluto anche volentieri l'ingegner Romano. E devo dire che questa sera forse ci troviamo d'accordo, perché non sempre capita che siamo sulla stessa linea. Ma io, ecco, veramente farò un discorso da politico, ma più da politico, di amministratore di un piccolo comune, che poi magari fa anche politica, perché è chiaro che anche noi a piccoli comuni. Sicuramente io credo che il legislatore, o per dire i legislatori, ultimamente, non so negli ultimi anni, ma oramai da diversi anni, a volte veramente cercano in tutti i modi di creare problemi, no? Perché poi alla fine, secondo me, alla fine dovrebbe essere la cosa molto più semplice. Perché? Perché se l'acqua non la lasciamo pubblica, ragazzi, diventa un problema. Poi all'interno di questo pubblico, poi magari si ancora deve dire qualche cosa in più, ma non è questa. Sicuramente la serata per entrare in questa parte in più. Ma mi credo che veramente sia la cosa ovvia e logica che l'acqua rimanga pubblica. Ora ci ritroviamo, diciamo quasi sempre un po' i soliti, stasera no, con qualche aggiunta in più, a difendere questa posizione, che credo più che ovvia, nel momento in cui oggi forse, e allargo un attimo il discorso, ma c'entra sempre l'acqua, nel momento in cui dovremmo tutti, amministratori e tecnici, politici, governanti e chi gestisce, i gestori, trovare delle soluzioni. Perché? Perché prima appunto faceva accenno chi mi ha preceduto, dal professor Cavallo Perin all'ingegner Romano. L'acqua, la differenza non è i trasporti, non sono i telefoni o quant'altro, l'acqua è vita. L'acqua stiamo ultimamente, in questo senso va il sistema. Abbiamo sempre più problemi con l'acqua, ma in generale, non solo con l'acqua pubblica, l'acqua in genere, perché non abbiamo più acqua, non abbiamo più montagne, tra un po' non abbiamo neanche neve in montagna, non abbiamo più i ghiacciai, quindi diventa un problema. Allora, il governo o chi fa le leggi dovrebbero anche preoccuparsi dell'altro lato. Noi siamo ancora qui che stiamo cercando di mettere assieme quale sia il metodo migliore, il sistema migliore, se poi mandarla in appalto, oppure questa qua che sicuramente condivido, quell'articolo che prevede appunto di partire 5 anni, ma chiaramente è impossibile, perché come si fa a fare un discorso di 5 anni queste, solo. Quindi io questa sera, Mariangelo Giulendi, sindaco di Busano, sindaco di un piccolo comune, ma più che altro sono in rappresentanza anche un po' di scusatemi, perché purtroppo non è potuto essere presente per un impegno il nostro presidente provinciale, e quindi ha delegato me, quindi non aveva di meglio, e stasera ci sono io. Mariangela diceva prima che sono uno che ha un po' di anni, che è vero, però anche un po' di anni adesso, gli ultimi, e avendo problemi come amministratore, ho seguito un po' meno l'acqua. Ma ritengo che l'incontro che avete organizzato la sera sia più che importante. Rimando alle persone che sono presenti questa mia breve riflessione. Ho messo anche, non so se chiedo a Mariangelo Zolen se ho il tempo di leggere un documento che avevo messo come ampici, o se viceversa, magari poi te lo No, no, faccio leggilo, fare leggilo, sindaco. leggerlo. Ah, allora, io non è granché lungo, avrei rubo 5 minuti neanche, e vi lo leggo.
In materia di servizi pubblici locali, all'interno del decreto concorrenza è stato momentaneamente firmata una nuova spinta del governo centrale verso la privatizzazione dei servizi pubblici locali. Rimane la critica all'impianto generale del DDL, ma in materia di servizio idriche qualche risultato è stato ottenuto. Il provvedimento che era entrato in discussione il 23 dicembre 2021 è stato modificato nel corso della discussione in Senato, con la trasformazione dell'articolo 6 e articolo 8, ed è stato approvato il 30 maggio 22. Poi è passato alla Camera, dove è stato approvato senza modifiche al 26 luglio scorso. Le modifiche apportate con l'articolo 8 hanno in parte tenuto conto delle nostre proposte di modifica. Infatti, primo, non si parla più di motivazioni anticipate e qualificata da inviare l'autorità garante della concorrenza e del mercato, ma solo di motivazioni qualificate per la scelta dell'autoproduzione. 2. La motivazione qualificata non deve giustificare il mancato ricorso al mercato, ma indicare le ragioni della scelta dell'autoproduzione. 3. I parametri di riferimento per tale scelta non sono più solo carattere economico, investimenti, qualità e costi dei servizi per gli utenti, ma anche di carattere ambientale e sociale, investimenti, qualità del servizio, costi per gli utenti, ma anche universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi. Quarto, il monitoraggio dei costi della qualità, efficienza ed efficacia del servizio riguarda tutte le forme di gestione e non solo quella in-house. Dell'articolo 6, originario dall'articolo 8 definitivo, sono quindi intervenuti cambiamenti sostanziali, a partire dall'annullamento della trasmissione della modificazione dell'Agicom, che avrebbe costituito un pesante ingerente e limitazione delle scelte degli enti locali. Questa sì, pensata per ostacolare in modo forte la scelta dell'in-house. Dell'impostazione originaria rimane solo la motivazione qualificata, che è però svuotata dalle intenzioni regressive del governo e che in realtà già oggi viene prodotta dagli enti locali quando si procede alla scelta dell'affidamento in-house. Un risultato certamente positivo per noi sindaci e ottenuto grazie alla mobilitazione dell'ANPICI e di molte OSS. Il risultato ottenuto è sì positivo, ma non modifica la nostra critica alla filosofia a cui si ispira il DDL concorrenza in materia di risorse idriche, e l'ANPICI ritiene che sia necessario continuare a lottare per rovesciare completamente la visione del governo e scrivere norme che ispirino alla tutela e alla riappropriazione sociale dell'acqua e dei beni comuni. Consapevoli dell'importante risultato raggiunto, siamo determinati a proseguire il nostro impegno di primi cittadini, ribadendo l'essenzialità di investire nel settore idrico, particolarmente nel Mezzogiorno, per ridurre la dispersione dell'acqua, per completare gli invasi d'acqua, per implementare l'utilizzo delle risorse idriche sotterranee e per garantire la depurazione degli scarichi fognari e industriali in tutti i comuni italiani. In particolare, in merito all'acqua intesa come risorsa pubblica, occorrerebbe 1. Tutelarla come bene fondamentale, sottraendole alle regole del profitto economico e prevedendone una gestione che tenga conto del suo ciclo naturale. Secondo, il riconoscimento dell'acqua quale bene comune e diritto umano universale e nello specifico dell'accesso all'acqua potabile quale diritto inalienabile e inviolabile della persona. 3. Tutela dell'acqua quale bene finito indispensabile alla vita di tutto l'ecosistema. 4. Definire un bilancio idrico per ogni territorio su cui strutturare la gestione dell'acqua al fine di garantire il rispetto dei cicli naturali e dei reali fabbisogni. 5. Gestire il servizio idrico integrato attraverso enti di diritto pubblico che ne garantiscano l'accesso ad ogni cittadino, con particolare attenzione alle fasce di popolazione più disagiate.
Sesto, gestire in modalità partecipata i servizi idrici integrati dell'acqua. Intendiamo inoltre perseguire un obiettivo di digitalizzazione delle infrastrutture idriche, utilizzando anche i fondi PNRR, anche al fine di predisporre l'installazione degli indispensabili sistemi di monitoraggio che consentiranno al gestore di programmare una manutenzione preventiva e predittiva sull'infrastruttura, per far sì che le risorse stanziate si trasformino in opere effettivamente realizzate, è necessario anche potenziare la capacità progettuale dei consorzi di bonifica e delle strutture tecniche dei consorzi straordinari, rafforzare la governance del servizio idrico. L'ANPI continuerà a lottare per affinché tali principi e proposte diventino legge sulla base del principio che l'interesse pubblico generale debba sempre prevalere nelle scelte del legislatore, affinché sia l'economia e a servizio del cittadino e non viceversa. Grazie. Scusatemi, sono andato un po' lungo, ma insomma, Perfetto, un po' quello grazie che sindaco. ci ha messo. Crediamo molto in queste elencazione, breve elencazione che ho fatto, e mi auguro che no, tutti i preposti dall'alta politica al Parlamento, e a tutte le istituzioni, che magari tutte assieme riusciamo a farsi sentire e che riescano a fare le opportune modifiche. Grazie.